rassegna stampa di oggi 5 febbraio 2018. Questa è la seconda edizione. Ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Ponte sullo Stretto e la coalizione delle larghe imprese. Berlusconi 17 anni dopo dice che è una priorità e il PD ora è anche d'accordo. Il leader di Forza Italia dice che serve un piano Marshall per il sud e l'infrastruttura tra Calabria e Sicilia. Così rilancia la vecchia idea del 2001, rilanciata appunto da Renzi poi nel 2016 e riconfermata da Del Rio pochi giorni fa. Dice: abbiamo riattivato una rete dignitosa di trasporto quotidiano, studio di fattibilità e dibattito. I soldi ci sono. Chissà se è vero. Diritti TV ora è ufficiale, la Serie A va a Media Pro. La contromossa di Sky è una diffida ufficiale alla Lega Calcio. Dopo 15 anni è finito il duopolio di Mediaset e del gruppo Murdoch, con quest'ultimo a rappresentare il vero perdente della partita. Gli spagnoli hanno offerto oltre 1 miliardo di euro all'anno per 3 anni. I presidenti dei club hanno accettato. La Pay TV del magnate australiano però è passata alle carte bollate, denunciando numerose violazioni nel bando da parte dell'intermediario iberico. Erdogan a Roma, udienza blindata in Vaticano con Papa Francesco, scontri curdi polizia a Castel Sant'Angelo, c'è un ferito. Presidente della Turchia in visita al pontefice. Oggi in programma incontri con Mattarella e Gentiloni. Dopo che il leader turco ha lasciato il Vaticano, un gruppo di partecipanti ha cercato di partire con un corteo non autorizzato verso San Pietro, il grido di vergogna, vergogna, e gli agenti in tenuta antisommossa li hanno caricati più volte. Ci sono due fermati. Aeroporti, il traffico su Fiumicino è in picchiata e sgonfia i piani dei Benetton per il raddoppio dello scalo. Non diminuisce solo il numero di atterraggi e decolli, cala anche il numero di passeggeri. Un altro colpo alla credibilità dell'operazione, raddoppio dello scalo romano da 20 miliardi. Popolare di Vicenza, sequestro preventivo di 106 milioni di euro. I soldi erano giacenti in un conto corrente aperto presso la filiale di Milano di un istituto di credito nazionale e intestato a Banca Popolare di Vicenza SPA in liquidazione coatta amministrativa. Derivano dalla pregressa liquidazione di asset rimasti nel patrimonio della Banca Popolare. Con questo è tutto, cari amici, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.